io mi chiamo Norma, ho 77 anni, facevo l'impiegata da una vita. E, finito che sono andata in pensione, sono andata, ho cominciato a fare un po' di sport e lo yoga, andavo in bicicletta, giravo in bicicletta, ma però non è che lo facevo a titolo a gare, andavo in bicicletta normalmente, però mi piaceva di andare in bicicletta. Poi ho cominciato anche a camminare, facevo delle belle camminate, 5-6 km alla mattina, ma però per un periodo di tempo. Ma poi dopo mi sono fatta male a un ginocchio e quindi ho interrotto un po' la mia vita sportiva. Ho ripreso dopo un anno che mi hanno messo una protesi al ginocchio e ho rifatto yoga per un paio di mesi. Finito lì il periodo estivo, sono venuta all'esercizio vita. Lì ho cominciato a fare altri esercizi che mi sono trovata molto bene, mi sentivo che mi facevano bene per la mia gamba, per il mio fisico, stavo bene insomma. E ho continuato e continuo tuttora a fare questi esercizi, anzi mi mancano delle volte, dico, perché ogni tanto uno ha bisogno anche di riposare. Lungo questo percorso ho trovato migliorie, ho sentito più fiato dentro di me, avevo più energie quando faccio le scale, perché praticamente ho 4 scale da fare e mi trovavo molto, molto disagiata. Adesso invece vado su abbastanza tranquilla, faccio le mie scale e poi giro in casa, faccio le mie cose tranquillamente, non sono stanca. Ho solo una cosa, che mi devo sedere, quando mi devo sedere correttamente come mi hanno insegnato, tante volte non me lo ricordo, e quindi quando mi alzo sono un po' imbranata, non è la parola giusta, però spero di continuare ad andare avanti e finché posso vengo tutti i giorni e lo faccio.